Buongiorno amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per fare questo video perché voglio rispondere per una volta in modo serio e completo a una domanda che ormai, raga, mi fate praticamente tutti i giorni da quando ho aperto questo canale. E la domanda è: ma come fai a mangiare tutte queste cose e rimanere magra? Oppure, oddio, ma dove metti tutto quello che mangi? E cose del genere. Mi sono sempre limitata a rispondere in modo abbastanza approssimativo e veloce sotto i commenti di questo tipo, dicendo metabolismo veloce, cose del genere. Però non mi sono mai fermata a pensare che magari avrei potuto seriamente fare un video su questa cosa, perché sì, magari il metabolismo veloce c'entra, però non è solo quello. Ad essere sincera, la cosa che mi ha spinto maggiormente a fare questo video è stato un video di Shanti Leaves che ho visto qualche giorno fa, che vi linko in descrizione, che in qualche modo mi ha fatto riflettere sulla mia vita e sulla mia alimentazione, cioè più che altro al rapporto che io ho con l'alimentazione, e ha confermato effettivamente alcune teorie che io mi ero già fatta, quindi ve lo linko in descrizione perché vi consiglio tantissimo di andarlo a vedere. Piccola premessa prima di iniziare il tutto: con questo video io non voglio assolutamente dire dovete fare così, no, non sono una nutrizionista, non sono una psicologa, non sono un medico, non sono niente di tutto ciò, quindi quello che dirò in questo video è ciò che faccio io, è ciò in cui io credo ed è come io mi approccio al mondo dell'alimentazione. Ovviamente diciamo che quello che mi sento di consigliare, che è anche quello che effettivamente poi Shanti Leaves consiglia in quel video, se avete un rapporto comunque conflittuale con l'alimentazione, affidatevi sempre a una figura professionista come appunto un nutrizionista o anche uno psicologo, un dietologo, eccetera. Non cercate di fare le cose in modo così autodidatta, ecco, definiamolo così, perché veramente quello che io andrò a spiegarvi oggi è consigliabile a chi ha un rapporto con l'alimentazione e il cibo sano, comunque un rapporto tranquillo, un rapporto in cui si va d'accordo col cibo, non ci sono problemi, eccetera. Ci tengo a precisare questa cosa, mi raccomando. Ma iniziamo a rispondere alla domanda: ma come fai a mangiare tutte quelle cose e rimanere magra? Benissimo, la prima cosa che vi dico è: io non sono magra, ragazzi, e vi prego, fermi, non fatelo, no, non scrivete quello che sta per scrivere, vi supplico, evitate commenti del tipo ma no, ma non sei grassa, ma no, ma sei magrissima, tutte queste cose, vi prego, non scrivetele, perché queste cose io le sto dicendo perché per fare questo tipo di discorso devo essere super oggettiva. Quindi se sottolineerò alcuni difetti del mio corpo, non lo faccio perché cerco della compassione o commiserazione da parte vostra, non sto dicendo queste cose perché mi rendono triste e faccio del vittimismo o comunque voglio sentirmi consolata da voi, assolutamente no. Io sono veramente in pace col mio corpo, mi piace il mio corpo, non ho alcun problema, però per poter affrontare questo discorso e questo argomento devo essere veramente oggettiva e ho bisogno che anche voi che guardate questo video siate oggettivi. Quindi se io vi dico che io non sono magra, non è perché voglio fare oddio non sono magra e piango, no, è perché oggettivamente io non sono magra. E se c'è una cosa che mi irrita tantissimo quando faccio questo tipo di discorsi e vedere che dall'altra parte la persona subito prende queste mie frasi come un voler commiserarmi o cose del genere. No, assolutamente. Cosa intendo per non sono magra? Che la mia corporatura è una corporatura normale tendente al magro, quindi non sono magra, non sono neanche in carne, ho una corporatura normale però effettivamente un pochettino più verso il magro. Diciamo che sono fatta, ho una costituzione corporea che inganna molto, nel senso che ho delle braccia veramente veramente magre, delle gambe magrissime, cioè io proprio il grasso lì non lo so, non ci passa neanche per sbaglio, però tutto il grasso che io assumo dagli alimenti mi si accumula nella zona della pancia e delle maniglie dell'amore. Quindi sì, ho un corpo abbastanza magro, ma comunque tranquilli che la pancia e le maniglie dell'amore le ho e sono belle evidenti. E ora magari alcuni di voi staranno dicendo: ma come? Ma io vedo le tue foto su Instagram, non hai la pancia, non hai le maniglie dell'amore. E qua entra in gioco una seconda cosa. Sì, è vero, magari non si vede tantissimo in certe foto magre di più, in certe foto di meno, ma questa si chiama capacità di posa. Infatti spesso vedo che tante ragazze sono abbattute dalle foto che vedono sui social e secondo me è sbagliatissimo, perché dovete capire che dietro quelle foto nel 90% dei casi c'è un sacco di magari post produzione Photoshop o capacità di posa o cose del genere. Quindi a meno che voi non state guardando una ragazza che sapete che fa un sacco di palestra eccetera eccetera, difficilmente ha veramente quel corpo anche nella realtà, quindi
non fatevi ingannare da tutto ciò che vedete sui social. Io appunto, come sapete, poso da parecchi anni ormai e so come valorizzare il mio corpo in uno scatto fotografico. Quindi è ovvio che andrò a fare e assumere quelle pose dove nascondo un pochettino di più quei difetti del mio corpo invece che andare ad evidenziarli. Non farò mai una foto tutta ingobbita, eccetera. Sarò sempre un po' tirata, un po' dritta. Per quello che nelle foto difficilmente si vede la mia pancia o le mie maniglie dell'amore. Solo per specificare, difficilmente c'è dietro un intervento di Photoshop sul mio corpo, perché innanzitutto i fotografi con cui io lavoro non fanno questo tipo di intervento così estremo da cambiare il mio corpo, e in secondo luogo io non voglio, cioè quindi spesso anche difettini come smagliature e cose del genere chiedo di lasciarle, perché per me non c'è alcun problema se ho queste cose sul mio corpo, fanno parte di me, quindi chi se ne frega. E poi le smagliature sono carine, mi fanno sentire tipo il corpo tigrato, però vabbè, mi rendo conto che non a tutti possono piacere. Ma andiamo avanti, perché anche io non sono proprio magra, perché raga, io non faccio sport, non ho mai fatto sport nella mia vita, lo so, è imbarazzante, ma io sono pigra per natura e già alzarmi dal divano per me richiede veramente una fatica immensa. L'unica cosa di sport che ho fatto nella mia vita sono stati, se non sbaglio, 4-5 anni di danza hip hop quando andavo tra le elementari e le medie, se non sbaglio. Ecco, oltre a quello non ho praticamente mai fatto niente, ho tentato di fare nuoto ma non sono durata neanche un anno, e avevo fatto un po' di yoga qualche anno fa, che era l'unica cosa che mi era piaciuta che vorrei ricominciare. Quindi capite che non posso comunque avere un corpo super tonico, super fantastico, non avendo mai fatto nulla nella mia vita. Però sono molto fortunata, perché appunto, come ho già ribadito un sacco di volte, io ho un metabolismo velocissimo, ragazzi. Il mio metabolismo è veramente una cosa impressionante. Non faccio in tempo a mangiare una cosa che praticamente l'ho già smaltita. Infatti sembra che io non abbia quasi l'intestino, raga, perché tutto ciò che mangio esce nell'immediato. E infatti devo ringraziare anche questa elevata capacità di evacuazione del mio corpo, che rende il tutto molto più agevole e facile. Quindi sì, il metabolismo veloce c'è, fa parte della mia vita, ed è ciò che forse mi aiuta a rimanere sempre abbastanza skinny, per quanto sia definibile skinny il mio corpo. E fin qui è nulla di strano. Forse la cosa che vi farà più ridere, e che forse non ho mai detto, credo, in un mio video, secondo me no, lo dico ora, è che in realtà, raga, sapete benissimo che io mi alimento principalmente di carboidrati, ma io non potrei, perché infatti anni fa ho riscontrato un'intolleranza abbastanza altina nei confronti dei carboidrati e dei farinacei. Adesso non sto qua a entrare nel dettaglio, sennò questo video non finisce più, però insomma ho dovuto fare un periodo dove dovevo fare molta attenzione a questo tipo di alimenti, perché stavo veramente malissimo. Ora, questa intolleranza mi è quasi del tutto svanita, nel senso che non sto più male quando mangio questi alimenti, però comunque la mia pancia si gonfia tantissimo, come succede in realtà a molte persone. I carboidrati, la pasta, la pizza, eccetera, fanno questo effetto di gonfiore. Quindi immaginate me, che già comunque è l'unica zona del mio corpo dove si accumula il grasso e la pancia. In più mi alimento solo di carboidrati, quindi mi si gonfia. Il risultato è, diciamo che non è proprio dei migliori. Tutta magra con una panza così gonfia, sembra un po' una bambina nel Biafra. Però io, raga, ai carboidrati non posso rinunciare, quindi chi se ne frega, mi tengo la pancia gonfia. La parte fisica penso di averla spiegata del tutto, non c'è molto da dire. Quindi metabolismo veloce, tutte queste cose, tutto molto bello. Ma arriviamo alla parte un po' più psicologica barra spirituale, non so bene come definirla, perché infatti proprio l'altro giorno una mia amica Ali mi ha chiesto: ma tu hai sempre avuto il metabolismo veloce? E raga, no, assolutamente no. Io questo metabolismo così veloce ce l'ho da qualche anno, non da tantissimo. Ho avuto un periodo della mia vita in cui ingrassavo solo a respirare, cioè veramente il mio corpo sembra che a un certo punto decide di cambiare cosa fare nella sua vita così a caso. In realtà mi sono resa conto che non è che il mio corpo che cambia a caso, ma è la mia testa che cambia, è il mio modo di affrontare e rapportarmi alle cose che poi fa cambiare anche il mio corpo. Sarà un argomento molto difficile da affrontare, spero di non fare un casino, di dire cose sensate che voi capiate senza difficoltà, però non vi nascondo che nella mia testa ho 2000 cose da dirvi e sto facendo fatica a cercare di dirle tutte in modo calmo, tranquillo, con logica, però ce la posso fare. Bene, parte mentale e psicologica si divide in due, una parte un po' più positiva e una parte un po' più negativa. Parto dalla parte negativa perché è quella più breve. Diciamo che complice del mio non ingrassare c'è lo stress. Questa non è una parte tanto positiva, perché appunto se io continuo
a bruciare tutto quello che mangio non è soltanto grazie al metabolismo veloce, ma anche grazie al continuo stress sotto cui io sono, perché sì, sono parecchio stressata quasi sempre, da qualche anno, cioè da quando praticamente ho iniziato ad avere una mia indipendenza economica eccetera, e questo mi causa molto molto stress. E capite che comunque stress vuol dire agitarsi, avere magari a volte tanto nervosismo addosso, e questo mi porta a bruciare ancora di più ciò che mangio. Inoltre, quando ho dei picchi di stress veramente alti, mi si chiude totalmente lo stomaco. Io per carità mangio, perché non è che non mangio, però comunque mi obbligo a mangiare perché non ho fame, e quindi capite che la quantità di cibo che mangio in quel momento non è sicuramente così grossa e piena di cibo come quando mangio, quando sono un pochettino più tranquilla. Quindi devo ammettere che lo stress comunque fa buon parte del lavoro, anche se grazie a Dio non è che sono stressata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, però insomma parecchie volte sono stressata, e questa è la parte negativa. La parte positiva è appunto come io mi approccio al cibo. Non vi nascondo che nel mio passato non sono sempre stata così tranquilla nel mangiare, nel senso che sono sempre stata amante del cibo, quello da quando sono nata, però come ogni persona, soprattutto donna, magari in un periodo più verso l'adolescenza, ovviamente mi facevo molte paranoie sul mio corpo, magari avevo molte più difficoltà ad accettarmi rispetto ad adesso. E quindi insomma, per quanto mi piacesse il cibo e per quanto tutto sommato ci andassi d'accordo, non vi nascondo che a volte comunque un pochettino in lotta ero, nel senso che ogni volta mi inventavo qualche nuova dieta da provare, ogni tanto avevo i periodi in cui mi fissavo che no, i carboidrati fanno ingrassare, non li mangio, e no, quello c'è il burro, non lo voglio, insomma tutte queste cose qui che penso che più o meno, bene o male, tutti ci siamo passati. Però cosa mi ha fatto capire la mia esperienza con il cibo? Mi ha fatto capire che se tu ti poni nei confronti del cibo in un modo negativo, tutto ciò che ricaverai sarà qualcosa di negativo. Cerco di spiegarmi meglio. Avevo sempre questa ansia che tutto ciò che mangiavo poteva farmi ingrassare, e cosa avevo ottenuto? Che effettivamente io ingrassavo, potevo mangiare tanto così o tanto così che comunque non cambiava, io indipendentemente da quello che mangiavo ingrassavo, mangiavo una mela ingrassavo, mangiavo una torta ingrassavo, cioè non c'entrava, capito, quanto potesse essere una cosa healthy oppure junk, io ingrassavo in ogni caso, e questa cosa mi creava sempre più frustrazione. Ovviamente non sto parlando di un ingrassare a livelli altissimi, comunque non ho mai avuto problemi di sovrappeso o cose del genere, però comunque nella mia realtà mi rendevo conto di questa situazione. Era frustrante perché dicevo, ma cavolo, ma com'è possibile? Io mi impegno, bla 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 bla, e tutto questo mi causava soltanto negatività, frustrazione, pensieri negativi, altra ansia e sempre più tensione nei confronti del cibo. C'è stato anche comunque una persona, che ora non fa parte più della mia vita, grazie a Dio, che mi aveva fatto un po' una sorta di lavaggio del cervello, quindi oltre a me stessa che mi convincevo che io non andavo bene, dovevo migliorare l'alimentazione, avevo anche un'altra persona che tutto il tempo, no, non va bene, devi far così, non devi mangiare quello, quindi capite che insomma la situazione non era proprio delle più serene, e io continuavo appunto a non ottenere i risultati che volevo, perché il mio cervello rimaneva concentrato sul aiuto ingrasso. Effettivamente quello che succedeva era che ingrassavo, o comunque anche se non ingrassavo non dimagrivo, cioè da lì non mi muovevo sostanzialmente. Cosa è successo? È successo che con gli anni ho iniziato a lavorare molto su me stessa, che è una cosa che consiglio a tutti, ovviamente, perché potete scoprire veramente di essere in grado di far cose che manco vi immaginavate. E ho iniziato a sbattermene le palle altamente di ciò che poteva pensare la gente, o di cercare di piacere agli altri, cose del genere. Ho capito che l'unica cosa che mi interessava veramente nella vita era piacere a me stessa. Inoltre sapevo che comunque io amavo il cibo e non volevo avere un rapporto negativo con esso, e quindi ho iniziato veramente a dire, ma a me che cavolo me ne frega? Il mio corpo mi piace, ma sì, sostanzialmente mi piace. Il cibo mi piace, sì, cavolo, mi piace. Che problema c'è? Mangio quello che voglio. Quindi ho iniziato ad affrontare il mio rapporto con il cibo in un modo totalmente diverso, con una serenità proprio che mai avuta prima. Avevo voglia di una cosa, la mangiavo. Volevo mangiare la pasta, mangiavo la pasta. Volevo mangiare la mela, mangiavo la mela. Ma proprio con una tranquillità che, boh, fantastica, che mai avevo provato prima, veramente. Quindi non avevo più quest'ansia di dire, oddio, questo mi fa ingrassare, oddio, questo non va bene, oddio, quello no. E automaticamente il mio corpo
corpo ha reagito in modo positivo, perché non avevo più tutta questa negatività che poi andavo a riflettere sul cibo e automaticamente le conseguenze positive ci sono state. In più, cosa è successo? Che le persone rimanevano stupite da quanto io potessi mangiare e rimanere effettivamente poi nel mio peso, un po' come succede adesso. Quindi continuare a sentire persone che mi dicevano: cavolo, ma mangi tanto e resti magra, wow, ma come fai, mangi così tanto però non ingrassi, continuava a far mandare questi messaggi al mio cervello. Cioè, cavolo, sembro una pazza, non so come spiegarvelo in un modo diverso da questo, cioè, però veramente al mio cervello continuavano ad arrivare questi input di: il cibo va bene, il cibo non è un nemico, mangio e non ingrasso, mangio quello che voglio e resto in forma. Questi erano i pensieri che da me stessa e dagli altri arrivavano al mio cervello, e il mio cervello li prendeva, li codificava così com'erano, e poi effettivamente era quello che succedeva. Ora, questo argomento sarebbe veramente da approfondire in un modo che, cioè, dovrei fare un video di 3 giorni, però mi rendo conto che non è possibile, forse non sono nemmeno la persona più adatta per parlarvene. Però ci sono parecchie teorie su quanto veramente i pensieri possano influire poi la nostra vita, ma anche la nostra situazione fisica. Io ci credo tantissimo, credo veramente tanto a questa cosa, e boh, nel mio caso, raga, vedo che funziona, vedo che è vero, quindi questo mi spinge soltanto a crederci ancora di più. Un'altra cosa che faccio, ad esempio, è mangiare quando ho fame, nel senso che noi siamo abituati comunque ad avere i pasti in certi orari. Poi magari è una cosa sbagliatissima, perché io ho sempre saputo che non seguire sempre gli stessi orari per i pasti è una cosa sbagliata e fa male al corpo, però sinceramente non lo so, raga, io mi sento di mangiare quando ho fame, quindi magari a volte pranzo a mezzogiorno, magari pranzo alle 2, cioè non mi faccio problemi, perché sento di dover ascoltare il mio corpo. Se il mio corpo mi dice che a quell'ora non ho fame, è inutile che io lo costringa a mangiare. Se l'ora dopo mi dice che ha fame, allora mangio. Poi è ovvio che mantengo i 3 pasti della giornata, non è che salto pasti o cose del genere, però comunque non voglio per forza sforzare il mio corpo che a quell'ora deve mangiare. Se ha fame mangia, se non ha fame non mangia e si aspetta l'ora in cui ha fame. Un'altra cosa che ho notato che aiuta veramente tanto, ragazzi, è il fatto che io non ho idea di quanto io pesi. Se qualcuno mi chiede: ma quanto pesi? Boh, non lo so e non mi interessa saperlo, perché dovrei sapere il mio peso? Ho problemi alimentari? No. Ho problemi nei confronti del cibo? Assolutamente no. Quindi cosa mi interessa sapere quanto peso? Cioè, mi sembra veramente una tortura inutile. Io in casa mia non ho una bilancia pesa persona e onestamente non mi sento di volerla, perché è una cosa che veramente mi crea soltanto ansia. Io vedo comunque persone che quando mettono 1 chilo vanno in crisi: oddio, ho messo 1 chilo, devo perderlo, devo fare... Ma cosa volete che sia 1 chilo? Non si vede neanche 1 chilo. E quindi, cioè, perché dobbiamo andare a torturarci così, tenendo in casa questo strumento del demonio che è la bilancia pesa persona? Chi se ne frega, non so quanto peso. Io mi regolo guardandomi. Mi piaccio? Bene, non mi piaccio? Faccio qualcosa per cambiare. Anche perché obiettivamente, ragazzi, le cose sono due. Se a uno non piace il proprio corpo, è inutile che si pianga addosso, che stia lì veramente a martoriarsi i pensieri del faccio schifo, non piaccio nessuno, sono un cesso. Questo non serve a niente. L'unica cosa che puoi fare se il tuo corpo non ti piace è rimboccarti le maniche e farti un culo così in palestra, facendo sport, eccetera. Sei pigro come me e non hai voglia di fare queste cose, l'unica cosa che puoi fare è accettarti, imparare ad accettarti. Io non so se a questo punto ho detto tutto quello che volevo dire, però credo di sì, spero di sì, mi auguro di sì. Comunque, in caso, approfondirò la cosa magari nelle mie storie di Instagram se mi viene in mente qualcosa, quindi vi consiglio di seguirmi se siete interessati all'argomento. Quello che vi posso dire è che io sto continuando su questa linea di pensiero, sono soddisfatta comunque del percorso che ho fatto, sono soddisfatta del mio corpo e del rapporto che ho con il cibo, e vedo che veramente ho continuamente dei riscontri positivi. Qualcuno potrebbe dire: però hai detto che hai la pancetta, che hai le maniglie dell'amore, questo come ti fa sentire? Non mi interessa, ragazzi, non mi interessa, fa parte del mio corpo, l'ho sempre avuta, perché comunque ho sempre accumulato il grasso lì da quando ero bambina, quindi mi va bene. Ho avuto dei periodi in cui ero molto più magra, ma devo essere sincera, quando vedo le foto di quel periodo non mi piaccio, perché so che quel livello di magrezza l'ho raggiunto grazie a dei livelli di stress molto alti, quindi capite che non era sano. Cioè, quando vedo quelle foto dico: oddio, ero magra perché ero veramente stressata tantissimo. Mi viene da pensare questo, non mi viene da pensare: oh mio Dio, che bella quanto ero magra. No, perché so che quell'essere magro in realtà era legato a qualcosa di negativo, quindi preferisco tenermi quella mia pancettina, quel mio
2 centimetri di maniglia dell'amore, chi se ne frega, preferisco star bene mentalmente e piuttosto avere un pochettino di pancetta. Cioè raga, veramente non sono questi i problemi della vita. Ah, un'altra cosa che mi è venuta in mente, il fattore stress. Una cosa a cui ho fatto caso è che tantissimi di voi notate subito quando io sono stressata, ma non è che io dimagrisco tutto di un botto quando sono stressata, è che semplicemente mi sciupa tanto lo stress. Se notate, io sono fatta fisicamente così, che qui in viso qua sono un pochettino scavata e la mia faccia fatta così. Quando mi stresso, queste cose, questi segni vengono molto più evidenziati, quindi sembro veramente sciupatissima e qua divento tipo così, e quindi lo notate subito e sembro veramente magrissima, ma in realtà è semplicemente perché mi si evidenzia questa cosa, niente di che. Non è che da un giorno all'altro per un po' di stress divento 20 kg di ragazza, e per fortuna che non succede. Niente ragazzi, io sto parlando veramente da un'infinità di minuti, non so neanche da quanto tempo, da troppo, quindi direi che questo video lo posso concludere. Spero di essere riuscita a rispondere veramente in modo completo a questa domanda, ci tenevo a fare questo video e spero che alcuni di voi magari si rendano conto veramente di quanto sia importante l'atteggiamento mentale che noi abbiamo nei confronti delle cose. Detto ciò, direi di concludere con un hashtag della fine, e l'hashtag che vorrei proporvi oggi è hashtag positivity, perché ricordatevi sempre che la positività è la nostra migliore amica, veramente non avete idea di quanto sia importante, quindi hashtag positivity, scrivetelo nei commenti. Niente ragazzi, io vi ricordo comunque che in descrizione vi lascio il mio link del mio profilo Instagram, così se volete parlare un attimo di questo argomento anche in privato, sapete che io comunque rispondo sempre a tutti, quindi non c'è nessun problema, seguitemi, scrivetemi, fate quello che volete e ci sentiamo lì. Inoltre vi lascio anche il link per potermi offrire un caffè virtuale su Ko-fi. Spero veramente tanto che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato utile o che comunque in qualche modo vi abbia interessato, non lo so, spero di sì, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E niente raga, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!